Il centro storico di Genova è molto ampio, ci sono delle zone, sono dei salotti da sempre, vedi via Lucco, Vico Casano, non per non dire, per venire verso più il centro, verso Piazza Fontane Morose, no? Che, e via Garibaldi, che ancora fa parte, no, le vie auree cosiddette, però le vie del popolo, del popolino, cioè, che, e noi vorremmo renderlo vivo proprio nelle sue profonde caratteristiche, nel rispetto proprio delle culture. C'è già una, chiamiamola, una piccola sala di preghiera degli islamici, c'è un, quindi una occasione di incontro. Una sera noi siamo riusciti in una mia festa cosiddetta, che c'ero io un po', che sono lì che li accompagno, mi conosco questo vecchio, loro da una parte vendevano il couscous, dall'altra il pesto, simbolo un po' di Genova, quindi questa solidarietà, questo incontro umano, questa interculturalità, questa interreligiosità. Premesso che il centro storico di Genova è tutto bello, il fascino del ghetto degli ebrei ha un fascino particolare. Io ho avuto la fortuna, nel senso di sorte, di conoscerlo 50 anni fa e di esserci sempre vissuta o l'ho frequentato, quindi ho visto tutta la sua evoluzione, i suoi cambiamenti, non sempre positivi, a volte anche negativi. In senso architettonico sicuramente positivi, perché è stato ristrutturato, abbellito. In senso abitativo invece purtroppo ci sono stati dei periodi non troppo belli. Quando io sono arrivata il ghetto aveva un fascino incredibile, era pieno di locali, pieno di gente, di vita notturna, e tutti quelli che ci abitavano erano quasi tutta gente che c'era nata o che c'era vissuta a lungo. Adesso è diventata una specie di albergo a mesi o ad anni al massimo. Le persone vengono, ci abitano per un periodo, spariscono. Praticamente, se io dovessi fare anche facendo uno sforzo per ricordarmi qualcuno che ho trovato nel ghetto quando sono arrivata, non ci riesco, perché o sono morti o se ne sono andati, non c'è più nessuno. Comunque il ghetto ha sempre il suo fascino. E è inevitabile, se uno c'entra dentro non si può sottrarre a questo fascino. Parlare della bellezza del ghetto è un po' parlare anche di Genova. In effetti la grande bellezza di Genova è il centro storico, e nel centro storico il ghetto ha rappresentato un unicum, soprattutto dopo la guerra. E quello che sarebbe importante è che non perdesse la sua identità, come è già successo in altre parti del centro storico. Per quanto mi concerne, io sono nato e abitato nella collina del Castello, e lì ho visto quanto la città sia cambiata e sia peggiorata, ecco, si è perso l'identità primitiva, e non vorrei che succedesse anche nel ghetto.